Partecipa nasce su impulso congiunto del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento di Riforme Istituzionali nell'ambito del precedente piano nazionale di Open Government. È un'iniziativa coordinata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, un accordo multilaterale, probabilmente ne abbiamo parlato da un po', l'Italia ha aderito da tempo, e l'obiettivo di quel piano è di provare a rafforzare le politiche di governo aperto da parte di qualunque altro pubblico italiano. L'idea è di provare a riportare, anche da un punto di vista istituzionale, l'idea di una democrazia partecipata che passasse anche, che utilizzasse anche le nuove tecnologie. Quindi partecipa da questo punto di vista, è la risposta a questa esigenza istituzionale, parte da un'analisi comparata. Ricordo che all'epoca l'individuazione di Desdim non è stato un primo approdo, nel senso ci abbiamo ragionato un po', in sostanza alla fine ricordo che c'è una specie di derby tra Desidim e Consul, piattaforma ugualmente iberica, e che ha funzioni abbastanza simili a quelle di Desidim, però Desidim era più forte, almeno all'epoca, e penso continui ad esserlo tuttora, per una serie di caratteristiche, scalava molto bene su multi-device, era molto forte dal punto di vista del GDPR, aveva tutta una serie di caratteristiche che in questa analisi comparativa ce l'hanno fatto scegliere. Quando la piattaforma è nata, ha ospitato soprattutto processi partecipativi del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento delle Riforme Istituzionali ed è nata con l'obiettivo di permettere a qualunque ente pubblico di livello centrale di sperimentare con processi partecipativi, che significa che qualunque ministero, un po' probabilmente il racconto, cioè questa cosa può essere rilanciata dal racconto di Roberta che farò tra un attimo, cioè un ministero non, che volesse provare a sperimentare con la partecipazione pubblica, grazie a Partecipa può evitare di installare una propria versione del software, montare una consultazione, insomma, fare tutti questi passaggi, ma più semplicemente si rivolge al Dipartimento della Funzione Pubblica e la piattaforma dovrebbe ha la possibilità di ospitare un processo partecipativo da parte di qualunque ente, ministeri, agenzie, via discorrendo. Aspetto interessante, sempre dal punto di vista del software, che rispetto alle varie altre installazioni di Desdim, partecipa da questo punto di vista, somiglia molto a un condominio, nel senso che è lì per ospitare processi partecipativi che provengono da amministrazioni molto dissimili l'una dall'altra, e quindi di volta in volta ogni singolo processo partecipativo in qualche maniera risponde alle specifiche esigenze di quell'ente, cosa che da un lato dimostra la flessibilità del software, dall'altro ci inibisce tutta una serie di funzioni molto interessanti, cioè quelle amministrazioni, per esempio l'uso più virtuoso che mi pare di guardare in giro di Partecipa, evidentemente quella della città di Barcellona, perché in qualche modo hanno gli sviluppatori dalla porta accanto, quindi in qualche maniera possono utilizzare al meglio qualunque nuova funzione o a delle volte probabilmente anche customizzare le funzioni che gli servono. Barcellona, ad esempio, utilizza molto delle funzioni trasversali a tutte le consultazioni, suddivide il territorio in quartieri e utilizza le funzioni di ricongiungimento dei processi partecipativi con le aree tematiche o interrelando i processi partecipativi l'uno con l'altro, però perché è un'unica amministrazione, quindi ha un'esigenza generale quadro e può permettersi di utilizzare funzioni che normalmente sull'installazione software di Desdim di Partecipa sono inibite proprio perché non avrebbero senso. Contestualmente, il Dipartimento della Funzione Pubblica e Riforme Istituzionali hanno comunque rilasciato la versione di Desdim utilizzata su Partecipa, quindi customizzata in italiano, con tutto, esattamente così come la vedete, sul repository di software open source Developers Italia. Questo significa che qualunque altro ente non centrale che volesse utilizzare la stessa piattaforma può scaricarla, installarla sui propri software e sui propri server e utilizzarla come meglio crede. Questa è Partecipa, immagino non sia la prima volta che vi capita di farci un giro, da un punto di vista estetico, diciamo, è molto simile a Sonante all'impostazione di qualunque altra installazione di Desdim, ma parto dalla parte alta. In questa parte ci trovate i processi, ve li mostro, giusto per dirvi quanto diciamo, variegata è il numero di processi e la tipologia di processi che si sono svolti su Partecipa. In questo momento sono 24, però vedete soltanto quelli aperti a tutti. Perché
Io non sono loggato, se mi loggassi vedreste anche gli altri 6 o 7 processi partecipativi privati che si sono comunque svolti sulla piattaforma. Così a naso potete dare un'occhiata a un po' di amministrazioni che abbiamo ospitato nel corso del tempo. Questa è la consultazione di cui vi parlavo prima, il Ministero della Cultura, l'AGID, lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero del Lavoro, proprio perché, come vi dicevo prima, la piattaforma si adatta bene alle varie esigenze, tendenzialmente non abbiamo mai avuto particolare problema a cercare di dare seguito alle richieste delle amministrazioni che vengono su, che vogliono fare processi partecipativi. Da un po' più recente invece è l'introduzione delle assemblee. In realtà abbiamo inaugurato questa parte proprio grazie a Roberta e il Ministero dell'Ambiente, che sempre nell'ambito di un progetto pilota che ormai è più o meno concluso, però in maniera continua ad essere vicini, ha inaugurato questa parte di partecipa attraverso l'Assemblea proprio perché c'era un'esigenza di provare a dare evidenza nazionale, un processo partecipativo complesso che nel caso particolare del Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile richiedeva una serie di soggetti di convergere verso decisioni comuni e quindi di comune accordo abbiamo provato a utilizzare anche quest'altra funzionalità. Mentre ancora più recente, e immagino lo conosciate perché credo che molti di voi siano anche coinvolti da quell'altra parte, l'Hub della partecipazione è l'altra assemblea che abbiamo inaugurato da poco, che dà visibilità e raccoglie i contenuti e dà modo a tutti i partecipanti di dialogare su una piattaforma comune, all'Hub della partecipazione, che ancora una volta è un'iniziativa promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito dell'attuale Piano Nazionale di Governo Aperto. E l'obiettivo di queste community è abbastanza assonante al nostro, quello di rafforzare le politiche di partecipazione pubblica. Non ultima, dal mio punto di vista, è interessante la sezione aiuto, nel senso qui abbiamo provato un po' ragionando come facco, un po' come contenuti, a esplodere tutte quelle necessità che possono essere proprie di qualunque utente che utilizza una qualunque installazione di Decidim. Quindi da questo punto di vista ci piacerebbe moltissimo essere copia e incollati da qualunque altra amministrazione che utilizza lo stesso software, perché più o meno le questioni sono le stesse. Cioè abbiamo utilizzato la funzione pagina di Decidim per pagine e sezioni per cercare di dare un aiuto a tutti quegli utenti che volessero capirci un po' di più. Quindi un aiuto generale, le iscrizioni, il profilo, come funziona il questionario, come funziona Speed, altra novità recente che abbiamo implementato sulla piattaforma, c'è la possibilità prevista dal codice dell'amministrazione digitale in quanto software pubblico, in quanto indirizzo.gov, di accedere attraverso il proprio account Speed. E questo come panoramica generale. L'altra cosa che mi premeva raccontarvi è che posto che siamo assolutamente convinti, altrimenti non utilizzeremmo, che Decidim è una piattaforma assolutamente solida e che funziona molto molto bene per fare le cose che fa, soprattutto per il modo in cui la facciamo noi, ci sono alcune parti su cui la piattaforma ha dei limiti. Per esempio, uno dei limiti che abbiamo evidenziato noi e a cui abbiamo cercato di porre rimedio è il modo in cui Decidim restituisce gli esiti di una consultazione pubblica. Nel senso, noi da quando abbiamo iniziato a fare partecipazione abbiamo sempre chiuso ogni processo partecipativo per una questione di trasparenza, per una questione di accountability, per una questione di apprendimento collettivo rispetto alla discussione pubblica che si è sviluppata, con un report finale. Report finale che serve, peraltro, anche da un punto di vista metodologico, è uno strumento previsto dalle linee guida sulla consultazione, sempre del Dipartimento Funzione Pubblica e Riforme Istituzionali. Però è un PDF che carichiamo sul sito in maniera più o meno standard per tutte le consultazioni, che però ha il limite appunto di essere un documento che deve essere scaricato, deve essere guardato dagli utenti, ha tutti i limiti propri del PDF. Quindi sicuramente lo facciamo da sempre, continueremo a chiudere ogni consultazione pubblica con quel documento. Però da un po' di tempo a questa parte abbiamo ragionato sulla possibilità che quegli stessi contenuti, cioè tutti
informazioni che concludono un processo partecipativo trovassero spazio all'interno dello stesso processo partecipativo in un tab dedicato. Quindi da un annetto a questa parte circa, ogni processo partecipativo concluso sull'installazione di Destiny in Partecipa prevede questa pagina, questo tab che si chiama Esiti, che fa una sintesi rispetto a quei contenuti del report finale. Il vantaggio in questo caso è certamente quello di averlo banalmente come pagina di HTML, quindi indicizza in un certo modo, è molto facile da fruire, gli utenti ci cliccano perché è naturale, processo, contesto, questionario, modulo partecipativo e quindi esiti. Qui siamo sulla consultazione pubblica sul Piano Nazionale di Digitalizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura, conclusa circa un annetto fa, credo. E in questo caso, vedete, abbiamo pubblicato il report finale, un dossier di approfondimento, un set di dati disponibili a chiunque se volesse fare ulteriori letture e poi abbiamo deciso di alimentare ulteriormente questa pagina restituendo attraverso un software che si chiama Infogram, molto facile, molto semplice da utilizzare, tutti i dati riportati nel report che danno dimensioni del successo o dell'insuccesso, come avviene in alcuni casi, della consultazione pubblica. Quindi ci trovate una parte più analitica sui contributi, la cosiddetta dimensione quantitativa, si è chiamata in questo modo in tutti i report, dà un'idea di chi sono i partecipanti, a dove arrivavano, quali sono. Proviamo a ragionare anche sugli accessi web perché riteniamo utile non soltanto pesare un processo partecipativo in termini di contributi arrivati, ma anche in termini di accessi fatti alla piattaforma, cioè quanto questa cosa è passata, quanto è stata avuto accesso agli utenti. Poi ci sono de degli affondi più definiti su come è andata la consultazione rispetto ai temi evidenziati e infine la dimensione qualitativa in cui si dà evidenza delle questioni emerse, delle conclusioni a cui è arrivata l'amministrazione, cioè quindi del processo di apprendimento, di quello che a valle di un'analisi dei contributi emerge come punto di vista di chi ha partecipato, quindi sostanzialmente il sale della consultazione vera e propria. In questo caso, per esempio, è interessante vedere anche da un punto di vista di accountability, di trasparenza, di restituzione proprio dei contributi arrivati, come il Ministero della Cultura ha declinato questa parte mettendo cosa abbiamo recepito. Cioè, cosa non ci sarebbe stato nella strategia se non fosse passata attraverso un processo partecipativo? Cosa effettivamente non si è potuto recepire? Chiaramente questa cosa succede nella stragrande maggioranza dei casi, ci sono moltissimi utenti che diciamo, portano le proprie istanze, alcune di queste sono coerenti con l'obiettivo dell'amministrazione che propone un processo partecipativo, altre sono diciamo, fuori scopo, diciamo, e quindi vengono saltate. In alcuni casi anche qui è molto interessante vedere cosa non può essere recepito subito per limiti di budget, per limiti di normativa, per limiti organizzativi, ma cosa potrà essere recepito più avanti e quindi cosa sarà oggetto di futuri aggiornamenti. Questa è una, diciamo, introduzione da un punto di vista che è a cavallo tra il tecnico e il metodologico rispetto all'utilizzo di Destiny per consultazioni pubbliche e come vi dicevo abbiamo cercato di farla diventare una prassi per tutte le consultazioni, per la conclusione di qualunque processo partecipativo. Anche su questo vi chiedo se ci sono domande su quello che vi ho mostrato finora, se vi va di... Se, chiedo anche ai Sì, miei colleghi se hanno voglia di integrare. grazie Gianfranco. Abbiamo una decina di minuti per un po' di dibattito, quindi chiederei intanto a Fiorella, che si era già prenotata, se riesce a intervenire, se no di scrivere in chat in modo che posso leggere per te, oppure si scollega. Allora, intanto, se qualcun altro ha qualche domanda riguardo a Partecipa, dove ovviamente il piatto è molto ricco perché ci sono tante cose da dire. Io, mentre arrivano altre domande, continuo a navigare in questo modo. Volevo farvi vedere, per esempio, una cosa che secondo me funziona molto bene, anche qui tra i vari modelli, mi concentro un po' di più sui risultati finali, cioè sugli esiti, perché mi sembra che una delle funzioni, di Partecipa che, un po' abbiamo introdotto e quindi magari marca la differenza con le altre installazioni di Decibim, per esempio questo grafico
alluvionale, come si dice in gergo, secondo me è molto utile a capire come ha funzionato un processo partecipativo. Cioè, rispetto, qui siamo sulla consultazione pubblica, sulle linee guida del patrimonio informativo pubblico, le nuove linee guida open data dell'AGID che sono state approvate da poco. E in questo caso l'esercizio che abbiamo cercato di fare con i colleghi dell'AGID è di provare a capire rispetto al taglio dei commenti che sono arrivati, come sono stati interpretati dall'amministrazione a seconda del recepito, non recepito, una richiesta di chiarimento, piuttosto. Vedi, in questo modo si capisce, cioè, diciamo, il nostro obiettivo è quello di dare soddisfazione agli utenti. Consideriamo sempre molto prezioso il fatto che un utente decida di rinunciare al proprio tempo a disposizione. Insomma, io guardo abbastanza regolarmente i momenti in cui, come sapete, attraverso Decim si può scaricare un file, un database che dà tutta una serie di informazioni su tutti i contributi arrivati. Tra queste informazioni ci sono anche le date, gli orari vengono mandati, e vedo che la maggior parte arrivano nel fine settimana oppure arrivano alla sera. Insomma, sono persone che tolgono tempo, si privano di tempo libero per dedicarsi a questa cosa, quindi cerchiamo sempre di restituire al meglio, gli esiti di una consultazione pubblica. E quindi questa pagina per noi in questo momento è assolutamente centrale, insomma, ha valore proprio perché restituisce valore.